Bella di noi ragazzi, e metti sul canale, raga, oltre raga, scusate, mi sono finito la canna di mangi copertina, ragazzi. La mia razza ha aperto di vero dentro. Però ragazzi, non so raga, quando lo vedo, raga, voi qua, togliete, raga, però io raga, lo sto registrando. Ragazzi, sono raga, perché raga, visto perché ragazzi, non c'è linea, non c'è linea, non devo prendere la volta, non prendere raga, da questo pomeriggio. Però ragazzi, io ragazzi, arrivi ragazzi, lo registrerò lo stesso ragazzi, però sì, io non potrò vedere il gol, vedo solo il risultato da Sport Italia. Quindi ragazzi, ci vediamo tra poco. Beh, ma do quando ma vedi un po' molto deluso. Beh sì, è una società che mostra da zero a quando ma vedi dai basso Damiano vai bosca ciala ci sta, però, perché poi alla fine dobbiamo cercare di capire la cosa che fa stessa medaglia, quindi chi è deluso da come la Juventus. Allora, quando va a presa la partita? Evidentemente la situazione Cristiano Ronaldo perderà va a presa la partita, partita loro. Perché adesso c'è la corsa contro il tempo per sostituirlo. Quindi la divisione della Juventus, però molti dicono quando esce? 2-0 2-0 2-0 godi per la luna. Ma cosa tu c'è Zabra? A parte tu! Ma dai, la stacco! Andanovic in uscita con un tocco sotto, infatti si rammarica l'estremo difensore. A fan bicio Verona! A fan bicio Verona! A trovare il gol del Ambicio Verona. Ho visto male, è stato il mio acquisto, anzi un ritorno. Andanovic. Grave errore di Andanovic. Ha regalato la palla di Ilic e poi dopo non è riuscito a rimediare il tentativo. Ma molto bravo Ilic. Ah, beh, Ilic. Ha fatto tutto ciò ad Ilic. Malissimo Andanovic. Godi Lautaro, ragazzi. E gol 1-1 ragazzi. 1-1. Gol. 6. Gol. Va raga. Guarda raga, va. Possibile calcio di rigore, raga. Possibile calcio di rigore, ragazzi. Vediamo raga, cioè sentiamo, perché guardate a camera staccatamente la partita agli ultimi staccatamente assolutamente, vediamo possibile il castigo per l'Inter, possibile castigo per l'Inter. Allora, sentiamo insieme. Niente cazzo, niente cazzo di dire. Però siamo generosi. Ha segnato, ti piace l'Inter. Lo faremo. Dico, assegna. La torta di Niente. Gente generosa. Ma andare, ci fai gol. No, Simone, pensavo quello che hai appena detto.
Darmian, che poi trova il destro. No, Darmian, c'è sta sbagliando Darmian. Peccato. Nell'aria, nell'aria, è nell'aria, è un gol. Sta con Juve. Va a segnare. Chi va? Ci va a segnare qua. Subito in posizione e a murare. Scomic segna. Ciao. Ciao. C'è il Verona ora però. Scomicciala! Piglia! C'è fallo su Bastoni, calcio di punizione per lì. Ora poi c'è una deviazione a parte del Verona. Gaggica! Corner! Camminata alto sopra la porta. Ci prova. Fino all'ultimo minuto sicuramente ottimo il cross di Di Marco qui. Portiere del Verona. E sei Drugal, ma che entra! Quello c'è Drugal! Ma va! Correa! Gol Alessandro di Correa che di testa allungarsi, palla nel sacco, 2-1 Inter e si tocca Gol Alessandro di Correa. Adesso Verona attenzione. Bravo allo svenuto, ma ricorri a pela doppia. Per Sensi che non riesce a tenere la palla col corpo, vediamo se Verona riesce a ripartire. Barella alza un campanile, Vessino contro Tamese, bravo Vessino a recuperare palla, serve Barella, attenzione a Correa, limite l'area di rigore, Correa doppietta! Doppietta d'esordio! Doppietta di Correa, gol di Lautaro Martinez, il Verona nulla pone. Doppietta all'esordio! Azzeccatissimo, non solo Correa! Doppietta d'esordio! Ci domandavamo, ma perché l'esordio? Correa è arrivato il suo momento. Controllo da Vinicius Pellale, sinistro su quale Montipò non può nulla. E l'Inter la chiude. Correa, vi faccio vedere da dove va a calciare. Da questa posizione Correa controlla, sinistro a incrociare, palla nell'angolo, nulla da fare per Montipò. E 3-1 Inter. Marcatura. E non so se ti ricordi cosa ho detto all'inizio. La fiesca, Ferri! Come corderà più di due volte. Vedi? Forse quello non è un pitone, non è quello del. L'ho detto all'inizio della partita. Pesca! Finisce qua 3-1 per il Verona. Ciao!